Allora, quello che si vede nella mia commissione, io sono in commissione lavori pubblici e comunicazione, è che spesso le persone che stanno in commissione con noi non conoscono bene i temi di cui trattiamo. Questa è una piccola tragedia, perché spesso noi pensiamo che le persone che sono lì dentro siano persone molto competenti, siano persone che conoscono bene la materia, ma hanno sempre una visione un po' parziale, un po' deviata, perché hanno una visione, perdonate, ma un po' antica. Quindi il modo in cui loro approcciano i problemi è un modo per sempre mettere qualche pezza, per cercare di modificare qualcosa, ma senza cambiare mai l'impianto profondo. Nella nostra commissione si parla del codice dei contratti. Il codice dei contratti, che è un decreto legislativo 169 del 2006, è la mare dalla quale si fanno tutti gli appalti, sia di forniture che di lavori. Però spesso queste persone, vi faccio qualche esempio, non sanno che in Regione Campania le gare di appalto per le opere pubbliche si vincono col 50% di ribasso e in Sicilia si vincono col 5% di ribasso. Il motivo è lo stesso, ovviamente speculare. Qua laviamo il denaro, là se lo pigliano e lo distribuiscono. I motivi sono uguali e non riusciamo a capire come intervenire. Per esempio, quando parliamo di una gara d'appalto, scusate se vi dico una cosa tecnica, ma perché sennò parliamo sempre di noi, non mi interessa parlare di noi perché noi ci conosciamo, però cerchiamo di capire quello che succede. Per esempio, di fare una gara d'appalto, secondo quello che ci dice il codice dei contratti, dobbiamo fare una gara d'appalto a massimo ribasso con lo scarto delle ali, cioè sostanzialmente quello che fa il massimo ribasso, nel limite di minimo e massimo, viene scartato. Però l'Europa ci dice che non lo dobbiamo fare, perché dobbiamo fare solo il massimo ribasso. Col massimo ribasso che succede? Che le imprese che hanno fame, hanno molta 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 fame, fanno dei ribassi scannati e le opere non si fanno. Allora noi qual è il nostro obiettivo? Se dobbiamo fare un'opera pubblica, prima di tutto verifichiamo che l'opera pubblica che vogliamo fare sia utile, perché questa è la cosa fondamentale. Facciamo tante opere inutili, senza che ve lo dico, la TAB, quello che volete. Ci sono un mucchio di opere che facciamo che non hanno senso. Ma quando abbiamo stabilito che l'opera che vogliamo fare è utile, dobbiamo far sì che quell'opera sia fatta, funzioni, con i soldi che abbiamo stanziato. Con queste sono le regole. Poi ci sta il codice dei contratti, per carità. Però io quando facevo l'ingegnere avevo queste piccole regole e a questa si aggiungeva poi la regola base, che significa non rubare, e se ovviamente lo do per scontato. Però succede che noi facciamo delle opere e non le riusciamo a finire perché abbiamo questi ribassi mostruosi e il direttore dei lavori si fa un mazzo tanto, scusate per la parola, per verificare che l'opera venga fatta bene. Allora quello che ci interessa a noi è fare le cose fatte bene. Una volta esisteva nel codice, nel regolamento del 1895, pensate, un regio decreto, una cosa che si chiamava reputazione delle imprese. Una cosa bellissima, la reputazione, pensate che bella parola, reputazione. Ora non c'è più questa cosa, esiste l'avvalimento, cioè io impresa ti presto il curriculum a te per fare un'opera, ti presto il curriculum, ma tu magari non sei capace di fare una beneamata minchia. E allora perché esiste l'avvalimento? Perché ce lo dice l'Europa, è sempre qualcun altro che ci dice come dobbiamo fare. Allora noi, se vogliamo cambiare questo piccolo aspetto, che è un aspetto fondamentale, perché un'opera pubblica noi la dobbiamo realizzare e deve funzionare, perché succedono cose assurde a Salerno. No, io vengo da Salerno, a Salerno abbiamo fatto questo accidente di piazza, la famosa Piazza della Libertà, che è un quarto più grande di Piazza del Plebiscito, per farvi capire quanto è grande sta piazza. La Piazza del Plebiscito è la Piazza del Re. De Luca ha fatto una piazza che è il 25% più grande. Ebbene, questa piazza c'è un problema, devono demolire il solaio, perché hanno sbagliato a fare i calcoli. Solo per demolire questo cazzo di solaio ci vogliono 3 milioni di euro. Chi paga? Ma chi paga? E come funziona questo sistema? Non può funzionare. A parte le responsabilità personali che ci sono, ma la responsabilità politica di fare una cosa così grande a mare, pensando di prendere un pezzo di mare e poi quel pezzo di mare l'ha usato come superficie fondiaria per fare un palazzo privato, cioè succedono delle cose assurde. Allora noi dobbiamo intervenire, per esempio, su questo aspetto del codice per dire: voi dovete fare le cose, dobbiamo farle bene, dobbiamo farle funzionare, dobbiamo controllare che la spesa sia giusta.
sono quei piccoli passaggi che però ci danno il senso del cambiamento. Dobbiamo cambiare la mentalità, e forse uno dei sistemi è tornare al 1895, quando si faceva la media mediata, cancellare 20 anni di riforme e controriforme che hanno fatto con la Merloni in poi, prendendo qualche pezzetto della Merloni e valorizzandolo, ma cambiandolo. Allora il problema è che noi ci troviamo di fronte a persone che spesso sono incompetenti, e questa è una tragedia, è una tristezza. Tu parli con senatori che stanno là da 10 anni e che non conoscono una benamata cippa di quello di cui discutono, perché ci sta un tecnico teoricamente che gli spiega le cose, ma il tecnico ti spiega che le cose interessa è is. Tu devi avere la capacità di essere critico. Allora il problema spesso è che queste persone hanno perso la loro capacità critica. Allora se le persone che rappresentano i cittadini hanno perso la capacità critica, a duli mi. Allora, se noi ce la riappropriamo, è quello che cerchiamo di fare tutti quanti, di riappropriarci della nostra capacità critica, e portiamo questa capacità critica all'interno delle istituzioni tramite le persone che sono là dentro, che devono essere controllate, per carità, perché noi ci dovete controllare e ci dovete fare pure un mazzo tanto se facciamo le schifezze. Anzi, ci dovete mazziare con la bastone, ci dovete fare male. Perché noi ci dobbiamo pigliare la nostra responsabilità, ce la dobbiamo prendere, però se tutti quanti mettiamo questa capacità critica al servizio di una trasformazione, allora la riusciamo a fare la trasformazione. E questo è quello che dobbiamo cercare di fare.